Seconda stagione in Serie B per il Green Basket, questa volta si cambia girone, si ritorna a giocare al sud. Quali sono secondo te le principali differenze di pallacanestro tra il girone nord e il girone B in cui si giocava l'anno scorso e questo girone che ci si appresta ad affrontare? Beh, ciao Tano intanto. Differenze, secondo me, quando ci siamo salvati e pensavamo, cioè avevamo non ancora la certezza matematica di essere nel girone D, e sapevamo rispetto all'anno scorso che sicuramente il girone B è stato veramente impegnativo e oltre le 4-5 squadre di vertice tutte le altre erano veramente veramente competitive e ahimè abbiamo avuto la brutta sorpresa di vedere pian piano durante il mercato che quest'anno il girone D probabilmente è molto molto tosto e ci sono 7-8 squadre attrezzate per far bene, di cui secondo me 2-3 quasi inarrivabili, e quindi sarà un campionato duro, tosto. Sicuramente a livello organizzativo, per esempio, le trasferte saranno sicuramente più adeguate. Girone quindi abbastanza tosto, il Green all'interno di questo girone D come si colloca? Quali sono le tue aspettative? Che tipo di squadra è stata fatta nel corso dell'estate? Bah, intanto tutto il mercato è stato curato da Roberto Mantia, dalla società, insieme a me, e in totale sintonia, e abbiamo cercato di costruire una squadra colmando quelle lacune che secondo noi l'anno scorso sono andate meno bene. E sono andati via giocatori importanti, e sono andati via non perché non ci piacevano oppure non... c'è stato qualcosa che si è rotto dopo il Ginate. Purtroppo nella costruzione di squadra con il nostro budget dovevamo fare delle scelte e la priorità era quella di prendere 2-3 giocatori in determinati ruoli dove a mio parere l'anno scorso abbiamo avuto, ripeto, qualche lacuna. E quindi la squadra è stata costruita bene, in tempo. È ovvio che il Green Basket quest'anno, come l'anno scorso, punterà a una salvezza. Non ci nascondiamo, spero che sia una salvezza molto più tranquilla di quella dell'anno scorso, giunta all'ultima giornata dei play-out a gara 3 al Ginate. Poi, in base a come andranno le partite, la stagione, come si amalgama il gruppo, una squadra nuova per 7 decimi, abbiamo iniziato a lavorare presto, già questo è l'11° giorno che lavoriamo, quindi l'intento è quello di creare un gruppo più velocemente possibile e siamo sulla buona strada. Io penso che lotteremo insieme ad altre 4-5 squadre per sperare in quel posticino playoff, ma comunque per cercare una salvezza tranquilla. Va benissimo, grazie coach. Prego.